Dottoressa, dottoressa Rauli, va bene. Impegnata presso il Tribunale di Torre gli occhi per questo importante convegno sono puntati su di voi, come mai? Per la prima volta il Comune di Sorrento conferisce la cittadinanza onoraria non solo all'avvocato Nassenzo Tudeh, ma anche alle donne e agli uomini iraniani che stanno combattendo per la violazione dei loro diritti in Iran. E per noi, parlo a nome della comunità degli iraniani che attualmente in Italia sta cercando di sensibilizzare in ogni modo questo tema, ma anche a nome degli iraniani che stanno battendo per i loro, si stanno battendo per i diritti in Iran, è veramente un onore. Infatti vorrei ringraziare in primis l'amministrazione comunale nel nome dell'avvocato sindaco Massimo Coppola e la commissione pari opportunità che ha approvato questa delibera e anche ovviamente il consiglio di ordine che si è impegnato per l'organizzazione di questo con il presidente con tutto sì assolutamente il presidente del consiglio c'è cioè un parterre degno di un maxi processo dicevamo prima da Cicchetto. Assolutamente anche intanto la nostra è una semplice ma importante come possiamo fare per dare eco a questa giornata impegnativa e ricca di concetti, ricca di cose, per si possa arrivare un messaggio. Abbiamo scorso la lista di conferenzie. L'aspetto importante. L'ambasciatore lo avremmo messo al centro, lo avremmo decostituito come San Bartolomeo. Voi conoscete questo santo? Certo, sì. Comunque l'aspetto importante è il seguente, ovvero questo retto fa da apripista per altri comuni di tutta Italia, perché questo progetto noi abbiamo la forza agli italiani che sono in carcere attualmente, giovani, parliamo di ragazzi anche di 20 anni, attivisti, che attualmente nel momento in cui a loro arriva questa voce di aver ricevuto anche la cittadinanza onoraria è un gesto simbolico, ma che dà loro la forza per continuare. Perché è vero, noi anche soffriamo, perché io, nello specifico, la mia famiglia non possiamo rientrare in Iran dopo esserci esposti. E lo stesso vale anche per tutti gli iraniani che si stanno veramente impegnando in Italia. Però comunque questo ci dà la speranza che le cose cambieranno. Non è un cambiamento immediato. Di sera per il mattino. Assolutamente. Ma è a lunga gittata. È una maratona. Ci auguriamo che vadano in porto e che questi lavori producano. Già lo stanno facendo, già il Consiglio europeo ha sanzionato neanche una settimana fa la magistratura iraniana per i processi ingiusti che sono stati svolti e ancora continuano le risoluzioni da parte delle Nazioni Unite. Ovviamente l'Iran ormai è stato espulso anche dalla Commissione sulla condizione della donna ed era uno dei membri, dei 54 membri, quindi questi sono dei gesti sicuramente simbolici, ma piano piano, continuando a... È un seminario, in fondo. Sì, sì. I nostri auguri e i nostri auguri. Farli perdere forza, perché soltanto così possiamo aspettarci un cambiamento. Aspettiamo di vedere i vostri video per renderci ancora più conto di nuovo, grazie. Grazie di questo tempo che ci avete dedicato.